bellissima. Il suo singolo con Fabri Fibras popola, noi continuiamo a programmarlo. Madame, ciao, benvenuta. Ciao, buongiorno. Ciao, allora ricapitoliamo un pochino, perché non ho capito bene. Hai parlato con Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari e gli hai chiesto ma com'è l'avventura sanremese, e da lì ti sei un pochino incuriosita. Poi avevi questa intro da preparare per l'album, l'hai modificata e aggiunto un po' il testo e l'hai presentata proprio per questo Sanremo. Sì, esattamente, è andato così. È stata un po' una challenge personale, dico la verità. Però sì. Insomma, vabbè. Ma Riccardo, che ti ha detto? Che è un'avventura tosta, ti ha incoraggiato, ti ha un po' smontato? Dimmi un po'. Beh, è una via di mezzo, diciamo. Sicuramente ha detto che è un'esperienza assurda, nel senso buono. Anche assurda nel senso che comunque è pesante, sai, il diurno tantissime interviste, la sera l'esibizione, 4 esibizioni di cui una cover, insomma è abbastanza pesante come esperienza, però sicuramente è gigante, quindi io ho detto va bene, dai, challenge accepted. Ok, sfida accettata. Parliamo di voce, raccontaci un po'. La voce appunto è nata in freestyle all'inizio, quindi non è stata mai scritta o composta la linea melodica di quel ritornello, ma è stata appunto improvvisata e successivamente io l'ho dedicata alla mia voce, perché all'inizio era soltanto una canzone d'amore normale, diciamo, e poi l'ho dedicata alla mia voce e appunto è diventato un po' un inno al ritrovamento di se stessi, no? Io parlo la mia voce che incarna praticamente la mia identità e gli dico dove sei finita amore, e, perché non sei più con me, capito? Quindi questo è un po' il significato di voce e questa è voce in generale. Allora, innanzitutto complimenti perché è ufficiale per il premio Lunezia, quindi complimenti. Ma a proposito di freestyle, giovedì facciamo un omaggio dal 1972 al grandissimo Adriano Celentano. Assolutamente sì. Io l'ho scelto, ho scelto una sua canzone, Prise in Colenesina Inciuso, il come cover, e mi divertirò molto, secondo me. Grazie a quella canzone porterò anche la scuola a Sanremo. Allora, innanzitutto quindi, ti ringrazio di aver detto tu il titolo, perché è veramente difficilissimo. Ma mi hanno detto questa curiosità, sei lì col tuo cagnolino, col tuo cane, giusto? Senti, sì. Quindi ogni tanto fai delle belle passeggiate in tutta sicurezza per Sanremo? Sì, diciamo che non ho ancora avuto l'opportunità, ti dico la verità, non ho ancora avuto l'occasione. E spero oggi, prima dell'esibizione, di riuscirci in realtà in qualche modo, non so, mi fascerò la faccia, farò qualcosa, fascerò il cane che magari riconoscono lui e poi vado a farmi una bella passeggiata, a respirare un po' di aria di mare, che per me è fondamentale questa cosa qui. Che serve anche perché sei il tuo primo festival, un festival molto molto particolare, come ti stai preparando? In realtà sto facendo lezioni di canto con Pachi, che appunto è il mio vocal coach. Sto stando con i miei familiari e i miei amici, i miei collaboratori che sono qui con me a Sanremo, e sto cercando di distrarmi il più possibile, di vivermi queste esperienze, sto cercando tanto di divertirmi. Vabbè, appunto sto giocando col cane. Sappiamo che comunque un tuo grandissimo fan è Cristiano Ronaldo e tra l'altro tu hai dedicato a lui dei palleggi. In queste giornate chi ti ha mandato un messaggio, se si può sapere, di incoraggiamento? In realtà veramente tante persone, non ti saprei dire esattamente. Giuliano Sangiorgi sicuramente mi ha appunto incoraggiato moltissimo, è stato veramente un amore. E poi voi primi che mi vengono in mente ti posso dire Michele Bravi, poi in realtà gli altri non me li ricordo perché sono davvero tantissimi, hanno scritto tantissime persone e non ho ancora avuto l'occasione di rispondere. Va bene, ne approfittiamo e quindi li ringraziamo qui attraverso Radio Bruno. Madame, vogliamo salutarci, salutando soprattutto il nostro pubblico, quello di Radio Bruno? Assolutamente. Ciao a tutti i ragazzi che ci seguono di Radio Bruno. E un grosso bacio e spero che la performance vi piacerà.
Sanremo 2021 in collaborazione con Biper Banca, Enca Plast Packaging Solutions, Audi Zentrum Modena Schiatti Motor, ODS Giocattoli, Cantina di Quistello dal 1928, Supermercati Famila, con noi sei in famiglia, e Marluri Caricamore,